mesi mi ritrovo qui a protestare perché tutte le aziende della Sicilia, tutte le aziende ASP della Sicilia, poi Civico, Policlinico, Villa Sofia, hanno indetto un bando per i comandati, solo l'ASP di Palermo non lo vuole fare, non so perché non lo vuole fare. Siamo costretti così a ritornare nelle proprie aziende, siamo tecnici di laboratorio, io sono un operatore sociosanitario, siamo infermieri, ci sono anche ostetriche, parlo a nome di tutti perché chi ha fra un mese, due mesi, tre mesi, cinque mesi ritornerà nella propria azienda e non è giusto, abbiamo le nostre famiglie, abbiamo le famiglie con i nostri figli, la mia collega qua ha due figli, due figli piccoli che dovrà lasciare, fra tre mesi dovrà lasciare Palermo per ritornare a Reggio Calabria. Credo di essere una tra le più anziane tra i comandati qui, a me tra tre mesi circa scadrà il comando e dovrò tornare di conseguenza a Reggio Calabria con i vari disagi che competono. Io ho avuto il comando accettato qui dalla dottoressa Faraoni, adesso non capisco la motivazione per cui la dottoressa non viene incontro alle esigenze di noi familiari. Dottoressa Faraoni, da madre a madre le sto chiedendo umilmente di aiutarci, non ci abbandoni, veramente da madre a madre, cosa dobbiamo fare? Abbiamo fatto delle lettere in cui chiedevamo l'assunzione prioritaria per comandate alle quali non abbiamo avuto nemmeno risposta. Personalmente dico ci aiuti per favore, ci aiuti perché dico lei deve veramente da madre a madre si mette nei nostri panni, perché io fra tre mesi dovrò subire diversi disagi, il disagio di dover abbandonare due bambine qui. Non chiediamo niente di particolare, stiamo chiedendo semplicemente un diritto che è previsto dalla legge e che dà all'amministrazione soltanto la facoltà e non l'obbligatorietà, ma la facoltà della dottoressa Faraone noi riteniamo che l'abbia già dimostrato quando ha chiesto questo personale in comando. Se lo ha accettato a suo tempo vuol dire che ne ha di bisogno e allora adesso stabilizzarlo diventa di fatto un suo obbligo.